bene, allora oggi indovinate dove siamo? Dove siamo? Seravezza. Allora, perché siamo qui? Per vedere la partita e tifare la nostra squadra. Capanne, forza, Ale! Ma ecco, se vincete cosa succede? Si sale di categoria e quindi si va in prima divisione. Tu invece? Che dici per Capanne? Forza Capanne e forza Filippo. E chi è Filippo? È il mio ragazzo. Forza Filippo! Allora, siamo qui per la partita. Speriamo che sia una bella partita fra tutte e due le squadre. Vinca il migliore. Secondo lei, signore, ho detto bene? Giusto. Forza ragazzi e cercate di vincere! Forza ragazzi! Bene, allora siamo passati anche dagli altri tifosi, mi sembrava dovuto. Siamo nella squadra del... Barbarasco. E accanto a me ho una figura istituzionale, sarebbe il sindaco. Allora, sindaco... Oggi si tifa per? Per il Barbarasco, ovviamente. E poi che vada tutto bene? Bah sì, vede quanta gente è venuta oggi per vedere la partita, quindi siamo motivati. Siete abbastanza accesi. Siamo motivati come la squadra. Allora si dice forza Barbarasco e forza Capanne, chi vinca il migliore? E quindi siamo noi, speriamo di vincere noi. Vinca il migliore? Quindi vinca il Barbarasco. Grazie sindaco. Buongiorno amici sportivi e bentrovati qui allo stadio di Seravezza, provincia di Lucca, per quella che è la finalissima dei playoff fra le squadre che hanno vinto appunto la lotteria dei playoff dei rispettivi gironi di seconda categoria, il Barbarasco che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi e il Capanne, squadra che gestisce col consueto completo rosso-verde il primo pallone di andare a leggere le formazioni delle due squadre. Partiamo dalla squadra massese, ovvero l'Unione Sportiva Barbarasco, che si schiera con dal numero 1 Nicodemi, Del Giudice, Manfredi, Berti, Tonelli, Sartini, Mosti, Pezzanera, Sergian Pietri, Chiesi e Capitan Oligeri. A disposizione di mister De Angeli, Ernesto, ci sono dal numero 12 Cavalier d'Oro, Chiocca, Segnani, Signori, Alberti, Filattiera, pardon, e Moscatelli. Risponde invece il Capanne di mister Melai Andrea con dal numero 1 Poli, Cavati, Donati, Cordua, Canale, Buri, Auriglia, Scali, Dettole, Mazzeo, Costa. A disposizione del mister Pisano ci sono dal numero 12 Silvi, Rovini, Biondi, Battini, Giuliano, Di Gianni, Fogli. Sono queste le formazioni che si schiereranno quest'oggi sul campo di Seravezza, mentre intanto rivediamo col replay di Fabrizio Giannoni la bella conclusione da parte del Capanne con la risposta attenta da parte di Nicodemi, chiamato così al primo intervento impegnativo del match. Concede inevitabilmente il corner alla squadra pisana, sul pallone pronto a battere c'è Costa. Dicevamo, la partita che sarà sotto le direttive arbitrari del signor Crezzini Valerio della sezione di Siena, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vammi, anch'egli di Siena, e Cristiano Pippi della sezione di Firenze. È partito meglio il Capanne, lo abbiamo visto da questi primi spunti offensivi che le nostre immagini montate e riprese da Fabrizio Giannone, che è appunto il produttore anche della vetrina dei dilettanti in collaborazione col Calcio Toscano di Teleregione Toscana, canale 86 del digitale terrestre. Subito quindi sull'acceleratore la squadra di mister Melai, ci riprova anche in questa circostanza, squadra di mister Melai che abbiamo seguito in diretta anche la scorsa domenica al Benedetti di Borgo Abugiano. La squadra pisana è riuscita a imporsi per 1-0 grazie al gol di Capitan Mazzeo avvenuto nella seconda metà del primo tempo contro un Cassini, compagine classificatasi al secondo posto dello stesso girone in cui militava anche il Capanne. Un Casini decisamente troppo sterile di fronte a un Capanne più pimpante, lo ha riconosciuto a fine gara anche mister Seghi, allenatore della squadra pistoiese, che è stata sconfitta 7 giorni fa da questa squadra che oggi gestisce questo possesso, che adesso gestisce questo possesso, eccolo qua, Poli, fu decisivo un suo intervento praticamente nell'azione precedente al gol vittoria di Mazzeo. Una parata importante su un velenoso mancino di Stasi. Intanto seguiamo questa azione. Dettole, il suo destro, la palla è in gol, ma è tutto fermo, fuori gioco. Niente da fare per
la staffilata vincente di Dettole, pescato molto bene da un compagno, ma eccolo qui il replay curato ovviamente dal solito Fabrizio Giannoni. Era stato bravissimo il numero 11 Costa a imbeccare il compagno, che invano aveva trafitto un incolpevole Marco Nicodemi, classe 85, l'estremo difensore del Barbarasco. Ricordiamo la regola di questa partita: in caso di parità si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità. Intanto c'è il palo, attenzione, doveroso il rientro in cronaca per questo palo del Barbarasco. Poi c'è il destro ancora morbido che non crea problemi a Poli. Occasione nitida per la squadra massese, che fa pari con quella di poco fa, che aveva visto una gran parata da parte di Nicodemo alla propria destra. Dicevo, allora, la regola di questa finale, insomma, è molto semplice, perché ricalca in tutto e per tutto quella che poi è la finale, no? Per come la conosciamo, cioè tempi regolamentari, supplementari, e in caso di prolungata parità, calci di rigori, cosa che invece non accadeva e non è accaduta per le finali dei playoff, che si sono prolungate fino al 120esimo. In quel caso trionfava la squadra meglio posizionata in classifica. Qui non si sta a guardare come è arrivato in campionato il Capanne, come è arrivato il Barbarasco. Sono squadre di due gironi diversi che hanno vinto i rispettivi playoff, e quindi in caso di parità al termine dei 120 minuti si andrà alla lotteria dei calci di rigori. Detto questo, allora, facciamo una precisazione: chi vince questa partita è sicuro al 100% dell'approdo in promozione, chi non la vince ha comunque ottime probabilità di ripescaggio, per cui insomma, tutto sommato, intanto un retropassaggio difficile verso Poli, che è comunque bravo a evitare il corner, ha sbagliato la misura del passaggio il difensore centrale di Mister Melai. Dicevamo, quindi è una partita importante, perché è una finale, tutti la vogliono vincere, questo lo diamo ovviamente per scontato, però anche la squadra perdente, insomma, non dovrebbe avere troppo di cui disperarsi. Certo, naturalmente ci sarà l'amarezza per chi perderà questa partita di non aver acciuffato anche questo traguardo, ma tutto sommato la partita fondamentale da vincere per entrambe le squadre era la finale playoff, perché comunque per quello anche che è successo nelle annate scorse abbiamo visto che veramente quasi sempre, il quasi lo mettiamo per prassi, chi vince i propri playoff poi accede alla categoria superiore l'anno dopo, che per queste due squadre sarà la prima categoria. Il Capanne, presumiamo, sarà inserito nel girone B il prossimo anno, girone che vede raccolte le province di Prato, Pistoia, ma c'è anche appunto Pisa, Livorno anche talvolta, non sempre, insomma, però quella zona là, oppure da un'altra parte. A proposito di squadre pisane di prima categoria, lo Staffoli è riuscito, per la cronaca, vincendo i playoff domenica scorsa, a fare appunto questo tipo di partita che noi stiamo commentando. Si tratta qui ovviamente di seconda, e quindi il discorso che abbiamo fatto vale ovviamente per tutte le categorie, però insomma le finali vanno giocate, le finali vanno vinte più che altro, perché le finali non si giocano, si vincono. Noi la ripetiamo in continuazione questa frase, perché sappiamo, no, è la citazione per eccellenza, no, per una finale. La ripetiamo perché la dobbiamo ripetere, perché calza tremendamente bene ed è una frase di una semplicità disarmante, ma che dentro sé racchiude l'essenza di quella che può essere la partita decisiva per una stagione di 90 minuti che inevitabilmente non possono essere uguali a tutti gli altri. Ci sono anche allenatori che talvolta, per tranquillizzare i propri giocatori, per non caricarli eccessivamente al cospetto di un evento di così grande spessore, dicono loro: fate conto che sia una partita come le altre, no? Come se non ci fosse tutta questa posta in palio, ma di fatto è impossibile, perché quando si entra in campo inevitabilmente le gambe tremano un po', le mani a chi gioca in porta, insomma, si sa, sono sensazioni ineffabili, ma che i calciatori che si trovano a disputare queste partite conoscono molto bene. Intanto riapprezziamo sul replay di Fabrizio Giannoni questa bella conclusione da parte di Cordua, ci sembra, se non l'abbiamo visto male. Conclusione su cui Nicodemi è stato vigile soprattutto con lo sguardo. La palla
è uscita alla destra del portiere massese. Barbarasco con un completo argentato quest'oggi sul campo, direi in perfette condizioni, di Seravezza, provincia di Lucca, campo neutro appunto per questo spareggio, per questa finale di playoff fra queste due squadre. Ecco allora dunque il retropassaggio verso Nicodemi, si complica un po' la vita con lo stop, viene insidiato da Mazzeo, che fu veramente l'uomo in più domenica scorsa a Borgo Abugiano, capace di scardinare in continuazione la pur attenta difesa del Casini. È bastata una mezza distrazione, Mazzeo non se lo fece dire due volte, piazzò quel tiro imparabile per l'estremo difensore del Casini. Tanta amarezza poi a fine gara per la squadra pistoiese, comprensibilmente, insomma, perché non si dimenticheranno facilmente il Capanne, squadra che oltre ad averli estromessi, ecco, appunto dalla lotta playoff, quindi dal sogno promozione, è anche stata la squadra che a tre giornate dalla fine fermò la compagine pistoiese sull'1-1, consegnando di fatto il campionato alla Castelfranco, squadra vincitrice del girone di seconda categoria, in cui era presente il Capanne di Mister Melai. Ecco quindi la rimessa laterale per la squadra pisana, il pallone nei piedi di Aurilia, che si appoggia dietro verso Canale. C'è quindi il Barbarasco che può provare sull'out mancino, c'è un fallo sanzionato dal signor Crezzini. Sarà dunque punizione in favore della squadra della provincia di Massa, ovvero il Barbarasco. L'arbitro rettifica il punto di battuta, sul pallone c'è il vice capitano Chiesi, classe 78, il numero 10 di Mister De Angeli. Cambia il gioco dall'altra parte, non riesce a tenere il pallone in campo Michael Del Giudice. Sarà dunque rimessa laterale in favore del Capanne. Donati riceve nuovamente dal compagno a cui aveva consegnato la rimessa, si trattava di Cordua, quindi può manovrare Buri. Prestazione perfetta quella di tutta, non soltanto di tutta la difesa, lo dobbiamo dire, proprio di tutta come dire, la squadra del Capanne per la fase difensiva. Volevamo appunto precisare domenica scorsa che di fatto consentì ai rossoverdi di mantenere inviolata la propria porta, nonostante avessero avuto a più riprese l'occasione per raddoppiare, fu sufficiente, ecco, l'1-0, grazie soprattutto appunto a questo lavoro davvero ben coadiuvato tra i reparti a protezione della porta del sempre attento Poli, estremo difensore del Capanne, Andrea Poli, classe 91. Seguiamo quindi qui l'azione a centrocampo, c'è un rinvenimento sui giocatori del Capanne da parte di Sartini, però non riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco, quindi consegna inevitabilmente la touche al Capanne. Sul pallone c'è Cavati, guarda il movimento di Mazzeo, alla fine cerca Dettole, la sponda verso un compagno, il tiro, attenzione, mamma mia, che rischio da parte di Nicodemi, brivido, stava rischiando una papera pazzesca Nicodemi, forse tradito anche da un rimbalzo. Rivediamo il replay di Fabrizio Giannoni, o forse no, ci sembra veramente andato con troppa sufficienza su questo pallone, perché la palla non ha avuto rimbalzi particolarmente bruschi, questa è la sensazione. Poi ci sta che lì da quelle parti Nicodemi abbia avuto effettivamente difficoltà concrete ad abbrancare un pallone che sembrava innocuo.
Comunque, pericolo scampato per l'estremo difensore di Mister De Angeli. E anche questa, comunque, la possiamo annoverare fra le occasioni degne di nota di questa partita, che tutto sommato ci sta divertendo, insomma. Rimessa dal fondo per il Barbarasco. Eccolo qui, Nicodemi. Rinvio profondo a scavalcare la linea di centrocampo. Spizzato il pallone da un centrocampista massese. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore della squadra argentata. La laterale è ancora ributtato in avanti da parte dei calciatori del Capanne. Raggiante di gioia, inevitabilmente, Mister Melai, al termine della partita di domenica scorsa, l'elogio più grande da parte sua al gruppo del Capanne, che si è dimostrato sempre coeso, una squadra che, come ci diceva il mister, ha avuto delle difficoltà quest'anno, specialmente in fase realizzativa, e lo abbiamo visto anche domenica scorsa, ha sbagliato il quinto rigore della stagione, un rigore che, quello di Donati, calciato sul palo, già sul punteggio di 1-0 nel secondo tempo, appunto nella finale playoff col Casino, un rigore che non ha, per la fortuna della squadra pisana, influito sul verdetto finale, ma che di fatto ha prolungato di qualche minuto la sofferenza, il patimento dei sostenitori, peraltro molto calorosi, del Capanne. Calorosi ma correttissimi, anche questo ci teniamo a dirlo, perché comunque domenica scorsa fu una bella partita anche su quel piano, sugli spalti, molta, molta sportività fra entrambe le tifoserie. Amarezza naturalmente per i supporters del Casini, ma insomma tutto è stato placato con l'onesta dichiarazione finale di mister Egidio Seghi, tecnico del Casini, che ha ammesso senza troppe senza parafrasare, insomma, che il Capanne era meritevole del titolo, e lo è stato sul campo, insomma, nell'arco di 90 minuti. Eccola qua ancora la squadra di Mister Melai, che gioca con le mani, messa laterale che però è preda dei giocatori del Barbarasco. Cavati prova a servire Dettole, sempre molto mobile il numero 9 di Mister Melai. Ancora il lancio in avanti verso Cavati, che si è sganciato inevitabilmente per l'offensiva rosso-verde. Sarà dunque fallo laterale in favore della squadra pisana. Attenzione, il destro da parte di Scali, ci sembrava, sì. Scali che aveva, eccolo qui nel replay, curato e montato da Fabrizio Giannoni, che ricordiamo ancora essere il produttore della vetrina dei dilettanti inerente al calcio toscano di Teleregione, con la telecronaca di Fabrizio Innocenti. Intanto c'è il sinistro, attenzione ad aprire il gioco. Vediamo come si risolve l'azione. Il pallone nei piedi del Barbarasco, lo spunto da parte di Oligeri, viene fermato in qualche modo. Ancora non è finita, forse c'è un fallo. È così, rimane a terra Scali. Attenzione, la battuta col destro, barriera. Ancora la palla scaraventata al centro. Prova a rientrare dal fuorigioco un giocatore del Barbarasco, viene chiuso da Cavati. Sarà, o meglio, avrebbe dovuto essere calcio d'angolo, forse è stato visto un ultimo tocco del giocatore del Barbarasco, o più probabilmente è così, è stato fischiato un fuorigioco di rientro. Dicevamo, parlavamo prima di Scali, poi abbiamo interrotto per, appunto, per commentare le azioni che appunto si stavano sviluppando. Scali che fu, ricorderete, vittima di uno scontro molto duro con Gentili, portiere del Casini. Alla fine, anche se non riuscirono entrambi a proseguire l'incontro, non ci sono state conseguenze gravi. Scali lo troviamo tuttora, tutt'oggi, regolarmente al suo posto. Eccolo qua inquadrato sulla sinistra del teleschermo, il numero 8, rosso-verde. Quindi, insomma, bene che non sia successo niente di grave. Però, insomma, ci ricordiamo che entrambi furono costretti a
lasciare il campo. Manovra il Barbarasco con Musti, che viene fermato in qualche modo dalla veemenza in pressing dello scacchiere del Capanne. C'è un calcio di punizione sul pallone, c'è Cordua, quindi Buri, serve Canale, che oggi prende il posto di Puzzone, quindi Cavati a cercare Costa. Sarà palo laterale in favore del Capanne, sul pallone c'è Cavati. Da un occhio ai compagni, prova a servire nuovamente Costa. E il Barbarasco che adesso può prendere campo, attenzione al contropiede della squadra massese, c'è un fallo, probabilmente anche un giallo inevitabile, cartellino giallo inevitabile nelle file del Capanne, fallo tattico. Da parte di Aurilia ci sembra che non protesta neanche, perché insomma in fin dei conti ci sembrerebbe davvero ingeneroso da parte sua contestare questa decisione. Il fallo è avvenuto ai danni di Sergian Pietri. Calcio di punizione in favore del Barbarasco sulla tre quarti campo della squadra massese. Salgono in avanti tutti gli effettivi. Il pallone dentro, attenzione. La sfera che torna ancora nuovamente nei piedi della squadra massese. C'è lo spunto sull'out del numero 11. Attenzione, il pallone dentro. Si trattava di Oligeri, il cross. E poi ancora la squadra massese che... Attenzione, l'azione tutto solo. Attenzione, Sergian Pietri, c'è il gol. C'è il gol. C'è il gol. Ha segnato il Barbarasco, proprio lui, Sergian Pietri, quando siamo al 41esimo, imbeccato benissimo da un compagno, ha fulminato un incolpevole Poli. Corridoio perfetto, adesso c'è da capire chi è che ha tenuto in gioco Sergian Pietri. È salita malissimo la difesa del Capanne. Siamo al 41esimo di gioco del primo tempo, è passato in vantaggio il Barbarasco grazie al gol di Sergian Pietri, Marco Sergian Pietri, classe 91, il numero 9 di Mister De Angeli. Non ha lasciato scampo a Poli, che non è riuscito neanche a intervenire perché la distanza era ravvicinata e potenza e precisione erano ben presenti sul destro letale da parte di Sergian Pietri. Cambia quindi il parziale qui a Seravezza. Barbarasco 1, Capanne 0. E adesso inizia. Barbarasco 1, Capanne 0. E adesso inevitabilmente si sposteranno gli equilibri della partita. Il Capanne dovrà provare fin da subito, questi pochi minuti del primo tempo, a cercare di pareggiare. E poi comunque c'è tutta la ripresa, per carità. Lancio in avanti. Bravissimo Nicodemi ad anticipare di testa. Detto, le deve concedere un fallo laterale. Insomma, era inevitabile. Mazzeo. Serve un compagno, nello specifico Aurilia. Prova a sfondare, subisce un fallo. È così. Anzi no. O meglio, lo aveva subito, però l'arbitro dice che non c'è più tempo. Quindi finisce il primo tempo.
Bentornati da Fabrizio Innocenti per la ripresa di Barbarasco Capanne, punteggio, lo ripetiamo, 1-0 per la squadra massese che giocherà il primo pallone di questo secondo tempo e che vedrete adesso attaccare da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Ringraziamo Fabrizio Giannoni per il consueto e puntuale, preciso, insomma tempestivo, chiamiamolo e definiamolo come volete, lavoro di interviste anche fra primo e secondo tempo che avete avuto la possibilità di vedere nell'intervallo di questa partita. E rientriamo in cronaca per commentare questi secondi 45 minuti di gioco della finale fra le squadre che hanno vinto la rispettiva finale di playoff del proprio girone. Da una parte il Barbarasco, squadra massese, che adesso, come già detto in apertura di ripresa, si trova in vantaggio grazie al gol siglato da Sergian Pietri al 41esimo, e il Capanne, squadra sotto di un gol, pisana, che tenterà, come giusto che sia, di raddrizzare questa partita in suo favore. Una partita offerta per voi dalla vetrina dei dilettanti di Fabrizio Giannoni, che opera anche in fase di montaggio, riprese naturalmente, e di interviste del post-gara, ecco, per quest'oggi, e come avete visto appunto prima dell'inizio di questo secondo tempo, anche per le interviste fra primo e secondo tempo di questa partita della vetrina dei dilettanti che va in onda su Teleregione Toscana, canale 86 del digitale terrestre, con la consueta telecronaca di Fabrizio Innocenti. Fa molto caldo quest'oggi a Seravezza, intanto attenzione, qui c'è un erroraccio da parte di un giocatore del Capanne che per poco non manda in porta gli attaccanti del Barbarasco. Non è finita, attenzione, dicevamo, fa molto caldo, per cui sarà interessante capire quante ne avranno le due squadre anche da un punto di vista atletico. Mazzeo, attenzione, rientra sul sinistro, però viene fermato dal ritorno di un avversario provvidenziale, direi. Calcio d'angolo in favore del Capanne. Il mancino dentro da parte di Mazzeo. La sfera viene respinta in qualche modo. Torna sui piedi di Cavati. Cavati può andare lui col sinistro. Forse c'è un tocco col braccio. Protesta Cavati. L'arbitro dice che va tutto bene. Un rimpallo per un attimo favoriva il corridoio. Ancora il Capanne. Costa. Attenzione, il numero 11, slalom, il pallone verso Mazzeo, il palleggio, il mancino, attenzione, troppo facile per Nicodemi. Comunque di grandissima qualità la giocata effettuata da Mazzeo. Il lancio in avanti, che non porta esito, quindi si ripartirà con la rimessa da fondo campo in favore del Capanne. Eccolo qua, Poli, inquadrato. Nel frattempo siamo già dall'altra parte, naturalmente. Lancio in avanti dalle retrovie massesi a cercare giocatori offensivi della squadra di Mister De Angeli. Per adesso, per quanto concerne la direzione arbitrale di Chezzini, nulla da dire, anzi, molto bravi sia lui che i suoi assistenti, ripetiamo, Vammi e Pepi, Angelo Vammi della sezione di Siena e Cristiano Pepi della sezione di Firenze. Prova ancora il Barbarasco, il mancino, attenzione, deviato, sarà calcio d'angolo, era stato bravissimo Pezzanera a servire il compagno che poi ha provato la bordata. Eccolo qui nel replay, c'è stata un'evidente deviazione da parte di un calciatore del Capanne e si riprenderà dunque dal corner alla destra di Poli. Sul pallone c'è Chiesi che sistema con cura la sfera nel punto di battuta, un'occhiata al centro, il pallone dentro, alza decisamente troppo la traiettoria il numero 10 massese, concede involontariamente un fallo laterale dall'altra parte però del campo al Capanne.
già battuto da Donati, che serve Scali, ancora Donati, lancio in avanti a cercare Mazzeo, fronteggiato dal numero 2 del giudice, il pallone ancora nei piedi di Donati, che lo ricaccia in avanti, ma la sfera viene protetta in qualche modo, direi in un modo molto molto pregevole da parte dei giocatori massesi. Quindi Codemi, stavolta sì, un rimbalzo anomalo gli complica decisamente la vita, ma è comunque bravo a non farsi sorprendere. Ancora il Barbarasco, gestisce con Pezzanera, serve un compagno, quindi Sartini, lancio in avanti di Sartini, sfera viene respinta in qualche modo dai giocatori pisani. Mazzeo, bravissimo a servire con questo tocco alto un compagno, poi non si chiude lo scambio, decisamente sofisticato il passaggio di ritorno da parte di Costa. Sarà dunque fallo laterale in favore del Barbarasco, che se la prende comoda. Intanto c'è un cambio, fermato il gioco, il direttore di gara sarà possesso palla massese, che verrà rimesso in gioco da Nicodemi. Invio profondo da parte dell'estremo difensore del Barbarasco, la palla che rimane nei pressi del centrocampo, la gestiscono ancora i giocatori massesi con Berti, che scambia con un compagno, ci sembrava Pezzanera, che a sua volta può servire il neo entrato Alberti, che si proietta sul fondo e riesce anche a tenere il pallone in campo, ma naturalmente non era possibile da lì, in quella condizione, effettuare un cross all'altezza. Apprezzabilissimo comunque lo sforzo del numero 16 di Mister De Angeli, ancora qui bravissimo e feroce, pur sempre in maniera corretta, a pressare gli avversari, e il possesso è massese ed è nei piedi di Michael Del Giudice, il lancio in avanti a cercare un compagno, nello specifico Oligeri. Ancora attenzione all'offensiva, il pallone ancora dentro, Cavati alleggerisce verso Poli, che pressato da un avversario scaraventa in fallo laterale sul pallone. Ancora una volta Del Giudice. Del Giudice aspetta un compagno, eccolo qua, riceve ancora il pallone, scambia ancora sull'out di destra. Attenzione, ci sono tre uomini sui giocatori del Barbarasco, punizione sul giocatore del Barbarasco, punizione. Ci ha battuto, attenzione, prova addirittura il sinistro, proprio Pezzanera ci sembrava. Eccolo qui il replay, anzi no, non era Pezzanera, eccolo qui il mancino potente, riapprezziamo nuovamente in questo replay offerto per voi da Fabrizio Giannoni. Non è uscito di tanto, Nicodemi, Poli, molto attento, ecco, con lo sguardo, ecco, per monitorare questa traiettoria, ma non è uscito di tanto, dobbiamo dirlo. Attenzione al break del Barbarasco, la sfera nei piedi di Segnani, il pallone verso un compagno, ancora, attenzione, il destro da parte di Berti, insidioso. Non ha fatto un miracolo qua il replay, non ha fatto un miracolo Poli, però neanche una parata semplicissima, quindi bravo l'estremo difensore del Capanne a mantenere inviolata la sua porta. Sempre lì alla sua sinistra, difficile fargli gol da quel lato, Stasi ne sa qualcosa. Calcio di punizione in favore del Capanne. Già battuto. Attenzione a il break di Donati. Cavati. Il pallone dentro, respinto in qualche modo dalla difesa massese. La palla torna lì, attenzione. Lancia ancora in avanti, attenzione a cercare il numero 16 Alberti, chiuso in calcio d'angolo da Canale.
Sarà dunque corner in favore della squadra che conduce per 1-0 il Barbarasco grazie al gol di Sergian Pietri, avvenuto al 41esimo minuto di gioco del primo tempo. Nato in maniera anche un po' casuale, ma comunque questo non toglie i meriti ai giocatori massesi che sono stati bravi a trovare quel corridoio per mandare il loro numero 9 a far male e a fare quello che è per adesso il gol che decide il match. Se finisse così, Barbarasco in prima categoria, Capanne comunque con buonissime probabilità di ripescaggio. Non possiamo dare la certezza matematica, prima di tutto per non intaccare la scaramanzia dei sostenitori e dei giocatori, no, dirigenti, dell'allenatore, insomma della squadra pisana, ma poi perché oggettivamente non c'è una certezza assoluta per chi perde questa partita, ma insomma ci sono davvero buonissime probabilità, quindi insomma comunque vada potrà essere festa per tutti al termine di questi 90 minuti, naturalmente. Nessuno lo vuole perdere e sappiamo perché. C'è un cambio nelle file del Capanne, sta per entrare Rovini e dovrebbe uscire Dettole, se ho visto bene, il numero 9. Vediamo se l'indicazione è stata chiara. Anzi no, non è Dettole, avevamo visto un 9. È Canale, non ce la fa. Abbiamo visto Claudicante al momento dell'uscita di gioco, infatti sì, Rovini è un difensore, ci sembrava abbastanza strano come cambio, soprattutto in questo momento in cui il Capanne è sotto di un gol, togliere un attaccante per un difensore. Abbiamo avuto un abbaglio, sensazione, ripetiamo, era quella di, appunto, commentata in prima istanza in quanto visto. Provare ancora il Capanne, attenzione alla offensiva del numero 14 Biondi, il pallone ancora in avanti, attenzione, troppo facile e comodo l'intervento per Nicodemi, pressato timidamente da Mazzeo, più che altro per far sì che il portierone massese non perdesse tempo col pallone fra i piedi. C'è un fallo intanto, giusto, segnalato dal direttore di gara, parte di Oligeri. Punizione in favore del Capanne, scambiano a centrocampo i giocatori rossoverdi che comunque stanno giocando una buona partita, stanno cercando di trovare spazi, non è semplice perché il Barbarasco è disposto molto bene in campo da mister Ernesto De Angeli e quando dice di ripartire la squadra di massa, come in questo caso con Alberti, insomma tendenzialmente non scherza, ecco. Ne sa qualcosa Poli, bravo, poco fa distendersi bene sul piazzato mancino rasoterra di Lorenzo Berti. Lancio in avanti del Capanne, troppo comodo anche qui l'intervento per Nicodemi che allarga verso il numero 6 Sartini. Deve essere bravo adesso il Barbarasco anche ad addormentare un po' la partita, a far passare i secondi, insomma. Vediamo, fa caldo quest'oggi, la giornata è meravigliosa, ci sono tutte le condizioni ideali per giocare una partita di pallone, però insomma poi il fiato non è inesauribile. Tanto c'è un cambio nelle file del Capanne, esce il numero 11 Costa al suo posto Fogli, numero 18, eccolo qui il neo entrato. C'è una allora rettifichiamo, non è entrato Fogli ma Di Gianni, numero 17, 35esimo minuto della ripresa, questa è la sostituzione effettuata dal Capanne che aveva fatto entrare all'undicesimo, ovviamente sempre della ripresa,
Biondi per Scali, poi è uscito appunto Canale per infortunio al posto di Rovini, quindi terzo cambio con l'ingresso di Di Gianni al posto di Costa. Prestazione volenterosa quella del numero 11 del Capanne, indubbiamente. Rimessa laterale in favore dei rossoverdi, che devono dare veramente tutto quello che hanno, che gli rimane, insomma, perché non manca moltissimo alla fine di questa partita, che vede in vantaggio il Barbarasco. Qui intanto Mazzeo sportivamente restituisce la sfera alla squadra del Barbarasco, che l'aveva gettata fuori per i soccorsi ad un infortunio. Ma la sfera torna nuovamente dalle parti di Rovini e compagne. Cavati cerca Dettolo in qualche modo, ma non ha fortuna il suo passaggio. Quindi Buri, Rovini, da uno sguardo in avanti, caccia questo pallone più lungo che può, ma non riesce ad alzare la sfera, quindi consente di avere il possesso palla al Barbarasco. Attenzione, prova a convergere col mancino, pallone abbondantemente alto sul tiro di Alberti, ci sembra, che comunque è entrato davvero molto molto bene in partita, portandosi più volte in zone pericolose. Intanto c'è un cambio nel Barbarasco, esce Oligeri, al suo posto entrerà Alex Filattiera. Buona la prova di Andrea Oligeri, il capitano oltretutto del Barbarasco, ed entra appunto, come detto, Filattiera. E quindi può ripartire il gioco con la rimessa laterale battuta da Poli, che serve Rovini, chiamato ad impostare dalle retrovie. Rovini, lancio però che prende in qualche modo di Nicodemi, che per poco consentiva anche al compagno, nello specifico Sartini, di evitare il fallo laterale. Poco male però, perché il Barbarasco ha già riconquistato il pallone e lo può gestire col numero 4 Berti, che la tiene un po' lì. Berti, lancio in avanti, attenzione, la sfera viene provata a spizzare proprio dal neo entrato Filattiera. Cavati, lancio lungo, attenzione, siamo già nell'area del Barbarasco. Donati, ancora lui, prova a prendere qualcosa e guadagna un fallo laterale, comunque in una zona importante del campo. Lascia la sfera a Cavati, che presumibilmente è dotato di una touche più lunga, ma non la sfrutta perché Mazzeo si sgancia da una marcatura. Il pallone dentro da parte di Mazzeo, altro gran movimento con annessa giocata del capitano del Capanne. Attenzione ancora, il tocco di Biondi non è preciso e quindi sarà fallo laterale in favore del Barbarasco. Si perde tempo, Dettole va a fare il raccattapalle per accelerare le riprese. Non ci scandalizzano più queste cose, insomma, fanno parte del calcio. Chi vince comprensibilmente fa quello che può, insomma, no? L'importante è non esagerare, ma fino adesso ci sembra che tutto sia nella norma, ecco. Fallo laterale in favore del Barbarasco. Ci ha provato Biondi a battere la rimessa, ma l'arbitro ha dato un'occhiataccia e quindi ha già battuto Sartini. Palla ributtata in avanti, ancora Sartini, forse era già uscita. L'arbitro assegna il recupero, lo vediamo in questa inquadratura. 5 minuti di recupero, 300 secondi per le ultime speranze del Capanne per prolungare quantomeno questa sfida fino ai supplementari e poi eventuali rigori, insomma, se dovesse rimanere sull'1-1 o in un risultato di parità. Finisse così, naturalmente, non ve lo devo ripetere. Il Barbarasco avrà la matematica sicurezza della promozione in prima categoria e uscirà vincente da questo scontro
per merito del gol di Sergian Pietri. Non è finita però, attenzione, Cavati non arriva questo pallone dalle sue parti grazie soprattutto al tempestivo anticipo di Lorenzo Musti. Eccolo qui, il classe 92 di Mister De Angeli, che prova a tenere la palla là per far correre il cronometro, ma viene fermato dall'arrivo di tre giocatori rossoverdi. Deve fare in fretta il Capana adesso. Buri, lancio in avanti, a cercare Mazzeo. Il colpo di testa da parte di Sartini e Nicodemi abbranca la sfera. Rinvio lungo da parte di Nicodemi nei pressi del centrocampo. Il pallone rimbalza dalle parti di Musti sempre. Poi c'è un fallo, anzi no, l'offensiva ancora del Barbarasti in qualche modo viene arginata nuovamente dalla retroguardia del Capanne. Cavati, parabola che anche qui non riesce a impensierire più di tanto la difesa del Barbarasco, del giudice. Grandissima la sua partita quest'oggi. Lancio in avanti nuovamente, quindi Aurilia, pallone nei piedi di Cordua che apre il gioco dall'altra parte. Attenzione adesso, Mazzeo può provare col sinistro, c'è una deviazione però rende soltanto più piacevole l'intervento a Nicodemi, la tiene lì tutto il tempo che può tenerla, insomma, e poi la rigetta più avanti possibile, ma la recuperano subito i giocatori di Mister Melae, che a nostro parere possano comunque uscire a testa alta da questa sfida, anche se non riuscissero a rimetterla appunto su dei binari a loro più graditi. Poi saremo anche curiosi di capire quale sarà il pensiero del mister con le interviste del post-gara di Fabrizio Giannoni, che comunque crediamo insomma possano essere, come dire, fedeli alla considerazione che il mister ci rilasciò la scorsa settimana, che questo è un grande gruppo e che comunque l'annata rimarrà straordinaria indipendentemente appunto da questa partita, perché come detto, insomma, il Capanne dovrebbe centrare comunque l'obiettivo anche in caso di sconfitta quest'oggi. Intanto c'è un colpo subito nei pressi dell'area del Barbarasco e forse la partita si può chiudere qui. Stanno già esultando i giocatori massesi perché manca davvero poco. Nicodemi, eccolo qui, pronto al rinvio. Il lancio in avanti, attenzione, la palla però è imprecisa, finisce in fallo laterale. Manca pochissimo ormai alla fine di questa sfida. Barbarasco 1, Capanne 0, decide Sergian Pietri al 41esimo del primo tempo. Fallo laterale già battuto da parte del Capanne, respinto nuovamente dalla diga di centrocampo che oggi è stata davvero inossidabile nello scacchiere massese. Attenzione al contropiede sul cross di Segnani. Siamo già dall'altra parte con Filattiera. Filattiera la terrà lì sicuramente, e come dargli torto, viene pressato da Cavati, poi anche dal rinvenimento di Aurilia. Alla fine non la meglio i giocatori pisani, il lancio in avanti di Cavati per questi ultimi attimi della finale fra le due vincenti dei playoff di seconda categoria dei rispettivi girone, Barbarasco, squadra della provincia di Massa, e Capanne, team invece della provincia di Pisa. Punizione per il Capanne, manca pochissimo, forse è questa l'ultima occasione del match. Sul pallone c'è Mazzeo, sale anche Poli per l'ultimo disperato assalto del Capanne. Il pallone di Mazzeo non l'alza però, Mazzeo non riesce a alzare il pallone Mazzeo, e ora c'è anche il contropiede addirittura. Peccato davvero per il Capanne. È finita, ha vinto il Barbarasco, 1-0 grazie al gol di Sergian Pietri. Insomma, il verdetto del campo è questo. Abbiamo detto più volte cosa aspetterà, insomma, queste due squadre, no? Per quelli che saranno appunto i verdetti, no? Della federazione per il prossimo anno. Onore a vinti e vincitori, è stata comunque una bella partita, e ringraziamo tutti voi telespettatori di Teleregione Toscana per essere stati in nostra compagnia per questo appuntamento della vetrina dei dilettanti di Fabrizio Giannoni. Io, Fabrizio Innocenti, vi ringrazio appunto per questa vostra speciale compagnia e direi di salutarci con queste immagini che poi saranno seguite dal post-gara curato dal solito Fabrizio Giannoni.
responsabile e produttore di questa vetrina dei dilettanti e che sta anche a capo appunto di montaggio e riprese. E questa sera, questo pomeriggio anche del post-gara. Da Fabrizio Innocenti è veramente tutto, ha vinto il Barbarasco contro il Capanne 1-0, la rete al 41esimo del primo tempo di Sergian Pietri. Bene, sono le interviste del dopo partita qui a Seravezza. Allora, mister Melai del Capanne, allora oggi avete fatto una grande partita, però da ultimo non siete riusciti a fare la parte finale, cioè la rete. Sì, come abbiamo detto l'altra settimana, è una cosa che noi facciamo un po' fatica a fare gol, però sono contento, come ho detto anche l'altra settimana, della prestazione che secondo me è stata più che ottima. Abbiamo tenuto il campo in lungo e in largo, abbiamo fatto gioco, abbiamo creato situazioni e chiaramente in una situazione che hanno creato loro sono riusciti a fare gol, cosa che non siamo stati bravi, fortunati, chiamatela come vi pare, a farlo noi. Sembrava quasi una fotocopia Casini-Capanne. Sì, fotocopia Casini-Capanne all'infuori che del risultato, perché la partita secondo me anche a livello tecnico è stata giocata anche molto meglio, anche perché la squadra avversaria è veramente un'ottima squadra a livello di gioco, di intensità e tutto. Noi siamo così, è venuto fuori una grossa partita. Dispiace per il risultato, dispiace per i ragazzi, dispiace per la società, perché quando arriviamo qui sappiamo che una delle due perde, però magari se perdi perché riconosci i meriti dell'avversario, magari ci rimani meglio. Così una partita secondo me importante, dispiace, è mancato proprio quel zartettino di qualità. Comunque c'è da fare complimenti alla squadra, alla società, ai giocatori, anche al mister, perché ce l'avete messa tutta, sicuramente questo vi premierà. No, ma io penso di sì, perché io alla società non c'ho da imputare nulla, perché con questi momenti, per quello che hanno potuto fare, hanno fatto, sono stati bravi. I ragazzi, come ho detto domenica, li devo ringraziare per la stagione importante, fantastica che hanno fatto, che nessuno di noi ci si aspettava. È chiaro che poi quando siamo lì piace vincere a tutti, ma per vincere bisogna avere delle caratteristiche che forse noi quest'anno non siamo stati bravi ad averle. Mister De Angeli del Barbarasco, allora avete fatto una bella partita, avete vinto, però anche un grande merito alla squadra avversaria. Soprattutto. E dopo la grande doccia, comunque avete avuto una doccia calda, perché riepilogando avete vinto la partita e ora si va avanti. Abbiamo vinto una partita dove la squadra avversaria ovviamente è venuta e ha fatto la partita insieme a noi. È stata una buona partita nonostante i 32-30 gradi che erano fuori. Non era facile, sì. Complimenti alla squadra avversaria, alla mia squadra, che hanno messo in cantiere un bel progetto, un bel lavoro abbiamo fatto. Grazie al presidente, grazie al dirigente, grazie a tutta la squadra. Questo è d'obbligo perché ci hanno fatto lavorare, perlomeno per quel che mi riguarda, in un modo eccezionale, come è giusto che volevo pensarla io, senza mai nessun richiamo tra virgolette, come di questi tempi se ne sente dire. Ringrazio la società, ma ringrazio i giocatori ovviamente. Mister, ci sarà una conferma per l'anno prossimo? Non lo so, perché ora prima penso che si sposa mia figlia. Tanti auguri, tanti auguri. E poi se ne riparla. Complimenti. Grazie.